Chico Buarque, Gilberto Gil ed Esperanza Spalding sono i grandi ospiti del suo nuovo album tributo dedicato ai grandi nomi della musica italiana, da Lucio Battisti a Vinicio Capossela fino ad artisti come Vasco Rossi e Negro Amaro. Cantautrice jazz, elegante e raffinata, il suo nuovo lavoro abbraccia sonorità soul, bossa nova, pop e naturalmente jazz. Il disco si chiama Semplicemente Canzoni e lei è Chiara Civello. C'è gente che ha avuto mille cose. Il progetto è nato da un'esigenza personale, forse perché io cerco sempre una prima volta in ogni cosa nuova che faccio. Dopo 4 dischi autoriali di canzoni scritte da me, ho deciso di, e dopo tanti anni vissuti fuori dall'Italia, ho deciso di fare un tributo alla canzone italiana che riflettesse tutto quello che io avevo negli anni assorbito musicalmente, quindi jazz, soul, delle influenze latine, brasiliane, e ho scelto la persona ideale per fare questa cosa, che è Nicola Conte, produttore, che ha totalmente la stessa lunghezza d'onda, diciamo, a livello estetico, ed è uscito un po' di tempo fa in Italia e adesso sto uscendo in giro per il mondo, il che mi riempie veramente il cuore di gioia. Del mondo io che amo solo te. Le collaborazioni sono proprio per me una cosa molto vitale, sono comunque la consacrazione di un po' come delle fondamentali ciliegine sulla torta, no? In questo disco volevo fare un tributo all'Italia chiamando degli artisti a collaborare che avessero in qualche modo un legame con l'Italia. In questo caso Chico Buarque, che ha vissuto in Italia molti anni, negli anni, fine anni 60, che quindi ha conosciuto Sergio Endrigo, quindi amicissimo di Sergio Endrigo, anche di Sergio Bardotti, una figura chiave del ponte tra l'Italia e il Brasile. E Gilberto Gil viene in Italia quasi tutti gli anni, è amante della musica italiana, lui ascoltava la versione originale di Io che non vivo senza te, uscita da Sanremo, cantata da Pino Donaggio nel 65, l'ascoltava in radio, quindi una cosa bellissima. E poi Anna Carolina, il cui primo grande successo è stato la versione portoghese in Brasile di La mia storia tra le dita di Grignani, quindi tutti comunque legati all'Italia in un modo o nell'altro. Triste ed io lo so perché. E poi Esperanza Spalding, che è un genio, giovane leva grande del jazz, no? Non sei felice. Il discorso discografico è legato a delle prime volte, cioè io in ogni disco devo sentire una prima volta di qualcosa. Allora, il mio primo disco era il mio primo disco, il secondo disco è la prima volta della chitarra, il terzo disco è la prima volta della forma canzone in senso un po' più, lievemente più pop, no? Perché anche segna la collaborazione con il Brasile, quindi Jacques Morel & Bau, Anna Carolina, Antonio Villeroy, insomma, importante, no? Il quarto disco Sanremo e il quinto disco Chiara Interprete. Sei mio, ma niente lo sai. Io suono due strumenti, giusto? La chitarra e il piano, che per me sono due strumenti, cioè sono strumentali alla mia espressione, non sono una virtuosa nella chitarra, non sono una virtuosa nel piano, sono degli strumenti che mi fanno arrivare a commuovermi, avere un'idea, esprimermi, cantare, interpretare, giusto? O scrivere. Così sono questi tre paesi, gli Stati Uniti, l'Italia e il Brasile,
sono strumentali al mio essere. Ognuno riflette, nutre una parte diversa di me. Io che non vivo più di un'ora senza te. Il prossimo progetto sarà un altro, la continuazione, diciamo, una continuazione con una prima volta, ovviamente, di canzoni. Sei mio. Ah, sì.